piacere oggi di presentarvi la nuova reggenza del Coni Sicilia. Naturalmente prima è d'obbligo dare subito la parola al presidente dimissionario Giovanni Caramazza. Soltanto un brevissimo saluto e un ringraziamento alla stampa, perché ci è sempre stata vicina e continuerà ad esserlo. Potrebbe essere l'epilogo, invece oggi è la ripartenza. Io sono felice della scelta fatta dal CONI nazionale, presente scarso rappresenta il CONI perché è vicepresidente vicario, ma anche perché ha una storia ovviamente importante, lo stesso il presidente Arancio, e per cui il CONI e lo sport siciliano è in buone mani. Quindi da domani si ricomincerà alla grande a parlare di sport e gli altri argomenti mi auguro che siano messi da parte. Quindi faccio un bocca al lupo, un augurio di buon lavoro a loro e io li ringrazio per quello che faranno e ringrazio anche il CONI. A presto. Bene, a questo punto la parola al neoreggente del CONI Sicilia, Giorgio Scarso, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni, conosciamo tutti i suoi trascorsi dirigenziali sportivi, ma non solo. Grazie. Funziona così. Grazie. Indubbiamente non è una bella giornata per lo sport siciliano quello di oggi, perché il commissariamento è un segnale non positivo, però come diceva l'amico Giovanni Caramazza, che ringrazio per l'impegno che lo ha contraddistinto in questo periodo, è un modo come voltare pagina e andare avanti. Indubbiamente quello del commissariamento è un passaggio che istituzionalmente è previsto dalle carte federali, dalle carte del CONI, però mi auguro che venga letto come un momento di rasserenamento dell'ambiente, cercare di riannodare le file nel mondo dello sport, perché credo che in questo momento tutti abbiamo di bisogno, in questo momento come cultore dello sport e delle varie discipline sportive, ma non certamente la contrapposizione. La ragione per la quale ho accettato anche questo incarico, credo che la si possa ricondurre a due livelli. Uno, credo che quando si ha il privilegio di vestire i panni di vicepresidente nazionale bisogna rispondere presente quando viene chiamato. Due, perché da siciliano immaginare un commissariamento con figure esterne del nostro contesto l'avrei visto come un doppio schiaffo al nostro movimento, perché il commissariamento sicuramente non è un passaggio, come devo dire, da auspicare, e poi se a questa nomina sarebbe dovuto concorrere qualcuno fuori dalla nostra terra sarebbe stato un ulteriore passaggio poco positivo, poco bello. Pertanto credo che noi tutti abbiamo la responsabilità di riprendere le file del discorso, cercare di riannodare un po' quelli che sono i rapporti all'interno del nostro mondo e far sì che il movimento ritrovi la sua guida per far fronte alle emergenze di questo nostro sport siciliano. Perché è indubbio che la cosa che salta agli occhi sono i contributi della regione. I contributi della regione credo che si farà tutto quello che c'è da fare perché possano tornare ad essere accettabili per il nostro movimento, ma chiaramente credo che tutti dobbiamo esserne così coscienti che pensare di tornare ai tempi degli anni 80-90 sarà estremamente complesso e fuori da ogni possibile e immaginabile soluzione. Però sicuramente il nostro mondo deve fare una riflessione, deve cercare di trovare forze al proprio interno affinché e le difficoltà economiche che sono sotto gli occhi di tutti vengono superate. Una cosa è certa, il nostro movimento sta patendo e non poco, e non c'è dubbio che in Sicilia, per la posizione geografica, per la situazione socio-economica, il contributo inteso come aiuto da parte della regione è di fondamentale importanza. Perché credo di poter dire che mentre in altri contesti geografici vi sono delle forze sociali, economiche che possono dare un aiuto, qui questo è molto più complesso trovarlo e per conseguenza
l'impegno dell'ente pubblico di fondamentale importanza. Però è chiaro che non dobbiamo, dobbiamo crescere e agire con l'idea che tutto debba assolvere la regione, perché questo credo che sia fuori dal mondo. Pertanto vedete che è un senso di autocritica, dobbiamo farlo per far sì che il nostro mondo ritrovi anche quelle risorse all'interno del contesto socio-economico, perché fare sport non è soltanto un modo come affermarsi, affermare il campanile, ma quello di dare la possibilità a tanti giovani di fare l'attività sportiva. Sappiamo quanto problematica sia la situazione dell'impiantistica, quanto difficile sia la questione da un punto di vista della promozione, pertanto io sono dell'avviso che in questo momento il nostro movimento di tutto ha bisogno, ma certo non di divisione. Di tutto ha bisogno, ma certamente non di contrapposizione, cosa che mi auguro i recenti trascorsi non abbiano a tornare, e bensì il nostro mondo a ritrovare unità, compattezza, perché dobbiamo essere credibili anche agli occhi di chi poi è chiamato a darci una mano in termini di aiuto economico. Perché quando lo sport parla con una sola voce, la voce dell'unità, della compattezza, della continuità, tutto questo è molto più semplice. Quando viceversa manifesta delle spaccature, tutto questo non gioca a favore del nostro mondo. Quella realtà dello sport siciliano la conoscete con il mondo della stampa, ma meglio di quello che può essere il commissario o il vice commissario che mi affiancherà in questa avventura, qual è Orazio Arancio, che oltre che è stato un grande atleta e un dirigente di primissimo piano. È chiaro che se noi guardiamo i risultati degli ultimi anni, noi tocchiamo con mano che qualcosa ci è venuto a mancare. Il problema fondamentale oggi sono i trasporti. Per quanto riguarda l'attività agonistica di un certo livello, perché le compagnie aeree non guardano in faccia a nessuno, ci sono dei momenti che i prezzi sono inavvicinabili. E questo è un problema che sicuramente con un mondo sportivo, se siamo compatti, se siamo coesi, possiamo affrontarlo sia con i vettori quanto attraverso un'azione politica con la regione. Vi è l'aspetto impiantistico sportivo. Sappiamo quale difficoltà ci sono nella nostra regione. A volte vi sono impianti che sono stati pensati, progettati e costruiti non in funzione di fare un'attività in termini di promozione, in termini di, ma bensì che rispondevano ad altre logiche, e questo va rivisitato con un piano di attenta per monitorare quelle che erano gli impianti sportivi. Piscine che probabilmente in certi casi non sono servite ai fini istitutivi, ma bensì costruite che rispondevano ad altri criteri. Adesso è chiaro che non è che il commissario o chi verrà dopo di noi potrà cambiare questa situazione, però da qui in avanti dobbiamo cominciare a ragionare in termini propositivi, in termini di progettualità, che è di fondamentale importanza. Quello che è l'attività motoria di base. E credo, non voglio, credo che in questo senso Orazio poi approfondirà questo tema che sta particolarmente a cuore. La problematica dei nostri ragazzi la conosciamo, che la Sicilia sia l'ultimo posto in Europa per attività motoria o che sia la prima per obesità, credo che questo sia poi un riscontro di quello che succede nelle nostre palestre, nelle nostre attività sportive, pertanto lascio ad Orazio questo aspetto. Però credo di dover sottolineare un aspetto. Nei confronti dell'ente pubblico, nei confronti della regione, dell'amministrazione comunale, lo sport non si deve porre come colui che chiede perché ha bisogno del contributo per fare l'attività, per cercare di realizzare questo o quell'altro. Ma dobbiamo cercare di far comprendere che il motto dello sport dà un servizio alla collettività che è impagabile, perché se ciò che fa il volontario, se ciò che fanno le federazioni, se ciò che fanno le varie società sportive lo dovesse fare lo Stato, lo dovesse fare la Regione, il Comune, le province, l'ente pubblico, i costi sarebbero inimmaginabili e l'efficienza nemmeno paragonabile. Pertanto quando qualcuno mi chiede ma con la Regione, io sono estremamente attento a quelle che sono le istituzioni, pertanto la prima cosa che ho chiesto
e un incontro con il Presidente della Regione, ho parlato con la segreteria, aspetto una risposta, ma mi piacerebbe immaginare che fosse il governo a chiamare gli organizzatori dello sport siciliano, perché credo che le istituzioni debbano tanto al volontariato, alle federazioni, ai comitati provinciali, a tutti coloro che si adoperano per rendere possibile la crescita sportiva, l'avviamento allo sport. E qui bisogna uscire dal concetto che probabilmente in passato ha giocato a sfavore della nostra immagine. Avere contributi per fare sport o fare sport per avere contributi? Che noi ci portiamo dietro questo peccato veniale, che non ti voglio dire che è un peccato mortale, ma ce lo portiamo dietro. In passato molte iniziative sono sorte per cercare di avere contributi. A torto ragione c'erano e per conseguenza ognuno si muoveva. E io credo che dobbiamo uscire da questo concetto e dire abbiamo bisogno di contributi per fare l'attività, non fare attività per avere il contributo. E questo credo che è uno snodo cruciale per cercare di uscire da questa mentalità dell'assistenzialismo o questa cultura del dire non so che cosa fare nella vita, metto su una società sportiva per cercare di avere qualche risorsa. Ecco, dobbiamo nobilitare il nostro movimento con l'attività di base che deve essere mirata, che deve mirare sicuramente all'alto livello, ma fondamentalmente a quello che è l'attività motore di base. Con la scuola sappiamo le difficoltà che ci sono, è chiaro che non è che nell'arco di 6 mesi andiamo a risolvere questi problemi, però io auspico che chiunque andrà a gestire il comitato regionale del CONE e inteso tutto il consiglio e così via, si esca dal particolarismo e si vada verso un'idea di politica sportiva che veda le società sportive lavorare a fianco dell'istituzione, che veda il CONE lavorare a fianco della regione, che veda i dirigenti impegnati nella promozione, nella diffusione, nella crescita del movimento sportivo in termini tecnici e in termini culturali. Concludo formulando vivissimi auguri e complimenti agli atleti che giornalmente, ogni fine settimana, si affermano, gli atleti siciliani che si affermano, abbiamo tanti in tutte le discipline sportive. Però nel contempo lancio un grido d'allarme. Quanti giovani sono pronti a sostituire questi atleti di vertice? Ahimè, molto pochi. Noi abbiamo un gap molto forte, che noi abbiamo atleti veterani che ancora sono competitive perché hanno vissuto in un momento che probabilmente avevano cosa di muoversi e fare attività. Poi c'è stato questo momento di grande difficoltà e oggi noi abbiamo degli atleti che ben affermati a livello assoluto, a livello internazionale, e poi dietro un vivaio che soffre. Noi non dobbiamo, come dire, ignorare questo problema. Pertanto attività motoria di base, l'alto livello, perché l'immagine di una regione non è soltanto, non me ne vogliono gli amici del calcio, non è il Palermo Calcio che risolve i problemi dello sport siciliano. Certo, tifiamo tutti che possa ben figurare ed essere ai primi posti nella classifica, così come il Catania, così come tutte le squadre importanti. Però lo sport è quello con la S maiuscola, è quello che praticano i bambini che togliamo dalla strada, quello che praticano i ragazzi nelle palestre, quello che praticano i ragazzi nell'attività tecnica di livello. Pertanto ecco, non illudiamoci che con qualche risultato di rilievo si risolvono i problemi dello sport siciliano. Perché il grido d'allarme che lancio è questo: cerchiamo di non perdere, di non disperdere quanto di buono è stato fatto in questo paese, in questa regione. Come diceva Giovanni Malagò, che colgo l'occasione per ringraziarlo per la fiducia che ci ha accordato, che mi ha accordato in particolare, che chiaramente lavora, e sicuramente il saluto suo è non d'obbligo, è dovuto, perché me lo ha raccomandato, sicché Giovanni Malagò è vicino a questa regione. Come diceva lui, una regione tra le più importanti d'Italia, pertanto non possiamo ignorare quelle che sono le problematiche e le tematiche. Se qualcuno anticipa la domanda, mi chiederà questo commissariamento quando durerà. Ecco, io lo dico subito così, durerà tanto quanto necessario per riordinare e riannodare le fila. Qui non c'è un problema, generalmente il commissariamento avviene quando vi è un problema di carattere amministrativo, di organizzazione. Qui non ne abbiamo di questo, fare il clima, la fiducia, bisogna ritrovare un progetto che ci veda a tutti
impegnati in questo che è la nostra missione. Cioè sono convinto che ognuno può portare un contributo, se insieme lavoreremo, questo commissariamento durerà poco, se dovesse chiaramente configurarsi situazione di difficoltà, durerà quello che sarà necessario. Io chiaro, auspico che duri il meno possibile, per due ragioni. Uno, perché l'impegno non è secondario, ma io direi questo è secondario. Quello che è importante è che lo sport italiano ritrovi quello che deve essere l'unione, la compattezza, e fondamentalmente si batta su programmi condivisi che devono essere alla base del dialogare con gli enti pubblici, con la regione, con le province, con i comuni, con gli enti locali a vario livello. E concludo, non dico anticipato, però il Presidente Malacò, così a testimonianza della vicinanza del Consiglio nazionale, pertanto della dirigenza, così mi ha riaffermato questo principio che intende portare una giunta nazionale del CONI in Sicilia, quando le cose saranno, mi auguro, avviate verso una soluzione, a testimonianza della vicinanza dello sport nazionale nei confronti di questa regione, nei confronti di questo comitato, nei confronti fondamentalmente della base, perché non dobbiamo mai perdere di vista che il presidente di società del piccolo centro a volte ha difficoltà a comprendere queste incomprensioni che ci sono al vertice, perché dobbiamo fare fronte a quelle che sono le difficoltà che hanno le piccole società, i piccoli club, i piccoli centri, e spiegare che probabilmente non si trova un intento comune per ragioni varie è estremamente complesso. Non è nobile, non è difficile da spiegare, pertanto l'auspicio, e torno a ribadire questo concetto, che si ritrovi unità di intenti, perché il nostro movimento ha bisogno di unione e non di divisione. Grazie. La parola a chi affiancherà il nostro commissario per questo periodo, Orazio Arancio, ex regista. E forse per questo non ha scelto con il suo assistente per convincere gli altri. No, ha già detto tutto il maestro, il presidente. Aggiungo solo due tre punti, che sono quelli che sono citati, soprattutto sulla parte più la parte sportiva. E aggiungo solo a quello che ha detto il commissariamento. Paradossalmente questo tipo di commissariamento è molto più complesso, complicato di un commissariamento che scaturisce da alcune irregolarità, perché si risolvono le irregolarità, si riporta tutta la situazione nella norma e si vanno in elezioni. Qua invece purtroppo è scaturito da alcune situazioni più complicate, più complesse, quindi occorre il tempo di ricucire, e questo è il ruolo in cui è maestro di scherma, il maestro di scherma non è solo maestro di scherma, è maestro anche nel ricucire queste cose, fare in modo innanzitutto che il movimento, pur in un momento difficile come questo, perché il commissariamento viene sempre da una situazione comunque critica, da una criticità, pur in un momento come questo si possa uscire rafforzato, perché ne va delle aspettative della base, ne va della nostra base, ne va dei nostri ragazzi, nella vostra attività, e quindi speriamo di riuscire a soddisfare le aspettative della base, soprattutto di soddisfare chi ci ha scelto per questo compito, che ovviamente è complicato. E quindi parlo della parte sportiva, perché già tutto il resto l'ha detto il maestro, e ovviamente io volevo aggiungere che la Sicilia in questo momento è in grande sofferenza in genere, ma nello sport lo è già da diversi anni. Siamo la regione più sedentaria. Sì, siamo la regione più sedentaria d'Europa, siamo di conseguenza anche la regione col tasso di sovrappeso più alto, è ovvio, è brutto dirlo, ma bisogna, è forse meglio non dirlo, i ragazzi che sono in sovrappeso oggi saranno in futuro probabilmente dei malati che devono essere curati, quindi più che mai vale la frase, la prevenzione, di prevenire la miglior cura, no? Prevenire meglio di guarire, quindi cercheremo di puntare su questo, di coinvolgere la regione in questo, di trovare le risorse anche su altri capitoli, per far capire che lo sport di base è comunque prevenzione, e alla lunga è stato dimostrato che un euro investito nello sport sono 3 euro risparmiati nella sanità, e al di là della salute dei nostri ragazzi. E quindi ricordo che siamo purtroppo gli ultimi posti come società sportive di vertice, e questo dispiace, perché abbiamo un orgoglio, abbiamo una dignità, e sappiamo bene che i nostri ragazzi non hanno meno
non sanno fare le cose peggio degli altri, non hanno meno degli altri, ragazzi del nord hanno solo in questo momento meno opportunità e dobbiamo fare in modo che le opportunità siano alla pari ai ragazzi del nord e poi, e questo vale per la base, e poi riuscire a creare le condizioni affinché i nostri ragazzi restino a giocare qua e non diventi, noi purtroppo siamo relegati a vivaio a essere diventati una colonia, siamo il vivaio della società del nord, i nostri migliori talenti vanno via a fare le fortune di altre società solo perché non riusciamo a tenerli qua, perché non riusciamo nemmeno a offrire una soluzione di qualità. Quindi i nostri migliori ragazzi che ambiscono all'alto livello non hanno alcuna possibilità in alcune discipline, e io parlo della mia per esempio, che la conosco bene, ma posso citare anche altre, ma non lo faccio per rispetto, dove molti dei miei ragazzi vanno via perché non hanno la possibilità di giocare all'alto livello in Sicilia, perché non c'è più alto livello, quindi sono costretti, se vogliono raggiungere alto livello, quindi fare carriera e comunque rendere onore alla regione in cui sono nati, sono costretti ad andare fuori. Questo francamente dobbiamo invertire questa tendenza. Bisogna prima pensare alla base, ovviamente. Anche il maestro ha sottolineato come non possiamo chiedere la luna, chiaramente dobbiamo dimenticare le risorse che avevamo negli anni 80-90. Allora la domanda è: qual è la risorsa che riteniamo giusto per riattivare e normalizzare la base, lo sport di base? Questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, dopodiché fare in modo che la regione trovi questi fondi in modo automatico, troviamo un meccanismo affinché almeno la cifra che noi riteniamo congrua per rilanciare o comunque per salvare lo sport di base sia automatica, nel senso non possiamo un anno contare su una cifra, un anno abbiamo bisogno di programmazione, abbiamo bisogno di programmazione anche alla base, non possiamo più permetterci di vivere alla giornata, perché ne va, ripeto, della salute dei nostri ragazzi, ne va della nostra dignità, ne va dei nostri lavori, ne va di occasioni di lavoro, ne va anche di chi vuole fare volontariato, quindi ne va di tutto questo, e questo dobbiamo dare risposte. Per fare questo abbiamo bisogno di programmare, per programmare abbiamo bisogno di almeno una certezza minima. Se poi un governo è più sensibile rispetto a un altro che vuole aumentare il contributo per lo sport, che come ha detto il maestro e lo sottolineo di nuovo, è necessario in una regione come la nostra che non ha un tessuto imprenditoriale alla pari delle altre regioni, soprattutto quelle del nord, per quanto il contributo possa essere invidiato e molto, molto spesso criticato a quelli del nord, ho sempre detto a quelli del nord: fai molto, molto volentieri, cambio col tuo sponsor e io ti do il mio contributo, perché lo sponsor è fidelizzato, lo sponsor comprende le necessità e ti permette di programmare. Il contributo purtroppo negli ultimi anni si è dimostrato un trend sempre in diminuzione, ricordo che credo, se non vado, nel 2000 era di 28 milioni di euro, siamo arrivati alle cifre che conoscete tutti, che non sono come erano tanti forse all'epoca, possiamo discutere di questo. Erano tanti all'epoca. Erano tanti, però il maestro ha sottolineato che proprio perché erano tanti c'era chi faceva sport per quello. Adesso la situazione è completamente diversa, però di questo stanno pagando anche quelli che in realtà volevano il contributo per fare sport e quindi per dare salute ai nostri ragazzi, per dare possibilità. E su questo noi dobbiamo ritrovare unità di intenti. Poi una volta stabilito quello che vogliamo veramente ottenere nel dialogo, nel colloquio con chi ci governa, i nostri amministratori, chiaramente poi si sceglierà anche sulla base di quello chi sarà l'uomo migliore per rappresentare il movimento, che avrà tutta l'autorevolezza di parlare al nome dello sport, se questo nome viene dopo aver scelto il programma. Quindi questo è quello che vado dicendo in queste settimane: scegliamo prima quello che vogliamo, poi possiamo anche misurare la bravura del prossimo presidente su quello che abbiamo chiesto deve fare, ma se non diamo un parametro di riferimento, come facciamo a giudicare la bravura o meno del prossimo presidente che siederà al CONI siciliano? Diamo un punto di riferimento, diamo quello che vogliamo, stabiliamo noi insieme quelle che sono le necessità del nostro mondo. Dopodiché è stabilito questo, andiamo un attimo a sederci al tavolo con tutta l'autorevolezza del mondo dello sport, e poi saremo anche pronti a fare la nostra voce, a fare la voce grossa, unita, come ha detto il maestro. E un'altra cosa che dobbiamo sottolineare: noi non siamo una regione, noi siamo Stato, siamo 6 milioni di abitanti, non possiamo esserci ridotti così ad avere 3-4 società che mirano nelle massime serie, per lo più mirano per non retrocedere, scusate, io purtroppo non sono abituato, che mirano per non retrocedere, ci sono società che ogni anno portano i propri bilanci, i propri libri contabili al sindaco, all'amministratore, perché non ce la fanno più, e sono gli ultimi baluardi della nostra
del nostro sport di vertice. Quindi pensiamo alla base, il vertice verrà dopo, creiamo le condizioni affinché il vertice ci sia tutti insieme, cominciamo a mettere le risorse umane insieme, proviamo a fare squadre che rappresentino non solo un campanile, come ha detto il maestro, ma che rappresentino tutti noi. Finiamolo con questa guerra, Palermo, Catania, persone insomma catanese o Siracusa, Arburo, smettiamola. Cominciamo a trovare orgoglio e trovare situazioni che possano tornarci a favore. Un'altra cosa che volevo sottolineare, l'ha già accennato, cioè è assurdo che noi riusciamo a essere campioni d'Europa con gli over 40, con i master o gli old come li chiamiamo nelle nostre categorie, e vincere medaglie over 35 con le donne della pallavolo che sono campionesse d'Europa over 40, la palla nuova lo stesso, e poi vai a un raduno di bambini e a stento riesci a fare una squadra. Cioè, mi sembra assurdo, quindi vuol dire che quei soldi, quando sono stati investiti bene, hanno creato sportivi validi, hanno creato dignità e orgoglio al nostro popolo. Questi sportivi sono per lo più dirigenti, vuol dire che sanno anche compreso come si fa, ma non hanno i mezzi per continuare ad andare avanti. Quindi mi fermo qua perché potrei parlare della Sicilia fino a domani, ma penso che non sia il caso. Quindi, come ha detto il maestro, ora proviamo a fare questo è l'obiettivo che dobbiamo seguire, e speriamo per il bene non nostro, perché veramente non è quello che teniamo, ma è per il bene della nostra terra e dei nostri ragazzi di uscire nell'intento. Grazie, allora speranze, bene, mi sembra che ci siano tutti i presupposti per ripartire immediatamente con le idee molto chiare. Sì, ci sono delle domande in sala, io vorrei salutare, ci è venuto a trovare anche l'ex presidente del CONI Sicilia, Massimo Costa, fare un saluto. Chi vuole prenotarsi? Prego, allora Massimo Nogito della Repubblica. Buongiorno Presidente, lei ha, c'è un passaggio nel suo intervento nel quale ha detto abbiamo bisogno di tutto, ma non di divisioni e di contrapposizioni. È evidente che lei svolgerà, come dire, un ruolo, chiamiamolo anche diplomatico, per cercare di ricucire le anime, le due anime, le molteplici anime che ci sono al momento al CONI. C'è una direttrice lungo la quale lei si muoverà, cioè c'è un percorso sul quale, un punto sul quale lei cercherà di unire tutto quanto? Ma guardi, io la ringrazio di questa domanda che va al cuore del problema. Io la prima cosa che oggi chiaramente c'è stato un passaggio formale con la stampa, e la stampa io ringrazio come strumento per dire l'incontro con la base, perché grazie a ciò che voi fate passare poi la base ha la percezione di cosa stiamo. Secondo appuntamento sarà con i delegati provinciali del CONI, dei CONI provinciali, perché purtroppo questa riforma che così è stata direi un po' improvvisata ha creato non pochi problemi. Noi avevamo un radicamento fortissimo sul territorio attraverso i comitati provinciali. Questi, per ragioni che non sto qui a sottolineare, sono state sradicate e sono state, per così dire, individuate questi CONI point, questi delegati provinciali. Io sono dell'avviso che viceversa rappresentano quanto di più importante vi è nel tessuto connettivo dello sport isolano, per caso specifico, ma direi a livello nazionale. Pertanto il primo passaggio sarà quello di incontrare i delegati provinciali. Seconda cosa, una riunione di tutte le federazioni che operano sul territorio, che sarebbe il Consiglio regionale, poi nient'altro, informale, per capire come e quale percorso fare. Perché Orazio accennava al fatto che ci sono state così delle contrapposizioni. Vorremmo capire se queste contrapposizioni sono di carattere personale o vi sono contrapposizioni sui programmi. Se sui programmi ci lavoriamo per cercare di individuarne uno che accomuni tutti, se ci sono ripicche personali noi non sappiamo perché farcene. Le questioni personali vi assicuro che verranno assolutamente isolate, perché non appartengono alla nostra cultura e non appartengono agli interessi della collettività. Pertanto questo sarà l'elettricità. Una volta fatti questi passaggi, credo che avremo modo di avere un po' le idee più chiare e in quel caso riferire alla Giunta Nazionale del CONE per individuare un percorso comune e condiviso con la Presidenza del CONE. E se ci sono le premesse per un progetto comune,
si andrà ad elezioni. Se viceversa questo progetto comune non lo dovessimo individuare, andremo avanti ad oltranza affinché si possa far comprendere che l'interesse della base non è la contrapposizione di Tizio contro Caio, di Caio contro Tizio, ma è quello di dare una progettualità al nostro impegno. Siamo tutti volontari e questo credo che ci debba accomunare in un'idea comune. Poi un problema, un argomento si può leggere in un modo e in un altro, questo è il lavoro che mi auguro io possa contribuire a rasserenare il modo di vedere le problematiche, non tanto di una contrapposizione a livello personale o di gruppi o di federazione, men che meno. Scusi, solo per chiudere, il vostro mandato ha un termine? Cioè, no. Appunto, non esiste un termine? No, non ha un termine. Roberto Urso, giornale di Sicilia. Cioè da un punto di vista tecnico SMS, ma questo mi auguro di no, può essere, però nel mandato così. Prego. Mi scusi, quella frase qualcuno allora quella frase sua, le società e i club non fanno sport per avere contributi, ma fanno, cioè i contributi servono per fare sport. Questa logica dovrebbe essere compresa, come lei diceva, dall'ente pubblico. Un ente pubblico che in questo momento, ente pubblico io non dico soltanto regione, ma anche fisco, in questo momento, cioè da circa un anno, mi risulta che più che dare aiuto allo sport, il fisco sta mettendo in ginocchio parecchio le società sportive. Alludo a molti club di tennis, alcuni club di nautici, ora non so se è un fenomeno esteso in Sicilia, ma nel palermitano sta succedendo delle cose terribili e soprattutto in funzione del fatto che le normative CONI per le società esulano il pagamento dell'IVA sulle quote sociali che paga ogni socio per fare attività. Ora sono arrivate anche a registro di bilanci perfetti, però accertamenti di IVA sulle quote sociali da 400, 500, 1 milione, 3 milioni di euro. A questo punto io dico, non solo non si fa granché e molto per aiutare lo sport, ma arrivano mazzate e bastonate di questo tipo che la società io non lo so quanto posso reggere. E che chiedo cosa farà in questo momento, anche se lei sarà un reggente, non ho capito tra l'altro la parola, usate sempre commissario, è una reggenza o un commissariamento questo? Una reggenza. Una reggenza. Ecco, dico, c'è fra gli obiettivi vostri quelli di incontrare le agenzie delle entrate e dire attenzione che questi procedimenti che ha adottato, queste procedure, questi percorsi, non fanno altro che mettere in ginocchio, soprattutto se vale la pena cambiare direttiva. Allora, la ringrazio per la domanda. Noi dobbiamo fare, noi il mondo dello sport dobbiamo fare mia colpa, prima colpa, ma massima colpa. Perché che dietro l'attività, o pseudo-attività dello sport, si nascondesse addirittura centri di massaggi, questo è un fatto assodato. E questo è una grave inadempienza del nostro mondo, nel non saper distinguere fra quelle che sono le attività sportive da quelle che viceversa dietro quelle. Ci sono state tutta una serie di normative che in tal senso hanno cercato di leggere. Però è indubbio che quanto da lei sottolineato è un fatto assolutamente reale. Allora, in tal senso, vi è stato a livello centrale l'incontro del presidente del CONI Giovanni Manacò con il presidente della Commefera praticamente, che si occupa dell'agenzia delle entrate. A livello locale mi consta che il comitato regionale aveva stilato già un protocollo d'intesa con l'agenzia delle entrate per cercare di correggere quello che è l'attività anche ispettiva, perché che vi sia ispezione, che vi sia correttezza nella tenuta del registro contabile credo che sia auspicabilissimo ed è quello che tutti vogliamo, che ci sia vessazione nei confronti delle società, questo credo che non lo vuole nessuno. In tal senso continueremo a lavorare su questo doppio binario,
da un lato un'autoregolamentazione a livello di Comitato Olimpico, a livello di mondo dello sport, che chi mette i cinque cerchi olimpici deve essere qualcuno che fa attività sportiva vera, non circoli a vario livello che, dove si gioca 3-7 per dirla pulita e se fa dell'altro. Questo purtroppo in passato vi è stato questo abuso e oggi ne paghiamo le conseguenze. Allora, un piano di intervento nel cercare di bonificare questo mondo che si è avvalso di queste facoltà di cui non ne aveva diritto. Uno. Due, dialogare con l'Agenzia delle Entrate affinché la fisiologica azione ispettiva abbia ad essere un correttivo per una tenuta contabile corretta e non una vessazione continua. In tal senso, per quanto mi concerne, nel periodo che sarò responsabile, chi verrà dopo mi auguro che lo possa fare, quello di formare e informare le società sportive, i dirigenti sportivi, perché spesso si incappa in errore di carattere burocratico, inverbale, non fatto, l'assemblea non intenta. Ecco, credo che anche questo dobbiamo correggere, però sono queste tre linee di intervento. Innanzitutto evitare che dietro la sigla del CONE si nascondano altri tipi di attività. Due, lavorare con la GDL delle Entrate a livello nazionale e a livello locale per auspicare un corretto controllo che non passi come una vessazione e calarsi in quelle che sono le realtà delle società sportive. Tre, informare il nostro mondo anche su come tenere i registri contabili, su come tenere i verbali d'assemblea, su come lavorare nell'ottica di un corretto rapporto, perché perché noi rischiamo, se non azioniamo in questo modo, di, da un lato, di fare in modo che la gente di disaffezione dice ma a me chi me lo fa fare ha subito questa responsabilità, la persona onesta e corretta, e dare spazio a chi viceversa trova il modo come pescare nel torbido. Noi dobbiamo fare chiarezza, ma questo perché sia un progetto su cui il futuro gestore del CONE si debba confrontare con l'Agenzia delle Entrate a livello nazionale, a livello regionale e dialogare. Io sono per, le anticipo che ho chiesto un incontro con il responsabile dell'Agenzia delle Entrate qui della Sicilia per fare chiarezza in tal senso, perché noi vogliamo essere più che trasparenti. Auspichiamo che vi sia, così come fatto nel protocollo d'intesa firmato dall'ex presidente, in questo caso dal presidente uscente, con le identità, per far sì che si faccia chiarezza in tal senso. Quindi queste applicazioni dell'IVA sulle cose sociali